Buonasera, incredibile ma vero, ma non sono sul campo di allenamento di mio figlio. Domani sì, però. Mica. Volete che mi perda un'occasione di questo genere? Domani e pure giovedì. Sì, perché adesso si va con i tre allenamenti alla settimana, aumenta il numero di ore dedicate al lavoro, alle prove, poi c'è la partita del sabato. L'anno prossimo si giocherà a 11, ci sarà l'arbitro effettivo della federazione, ci saranno ammonizioni, espulsioni. Insomma, l'anno prossimo si gioca veramente a calcio. E vabbè, vuol dire che passano gli anni, passano per lui, ma soprattutto passano per me. E chissà che Juve saremo a raccontarci l'anno prossimo, la stagione 23-24, perché adesso è un po' la domanda che si fanno tutti. Juventini e non Juventini, Juventini in un certo senso, non Juventini in un altro senso, come quelli che si mettono sulla riva del fiume ad aspettare e che passi chissà che cosa, sperando che passi una specie di non so, una serie di non diciamo la parolaccia, la roba brutta perché è macabra, insomma, perché lì no, la famosa storia, ti passi sulla, ti acquatti sulla riva del fiume aspettare che passi, no. Che passi qualche cosa. Attenzione che in riva ai fiumi fa umido, cioè è umido, quindi il rischio di ammalarsi è notevole, insomma, poi dopo si vede quello che passa. E, per esempio, a proposito, da Juve l'anno prossimo arrivano indiscrezioni effettivamente di una manovra, un tentativo di manovra di rinnovo Di Maria. Fino al 2024 la Juve avrebbe messo sul piatto la sua offerta e quindi insomma vuol dire che c'è effettivamente stata questa apertura, no, del giocatore per parlare di futuro, ma c'era sostanzialmente già stata anche un anno fa più o meno quando fu presentato nel 10 di luglio, insomma gli feci proprio io poi la domanda direttamente in sala stampa il giorno della presentazione e lui non è che escluse a priori la possibilità di prendere in esame, no? Se nel calcio non si sa mai, quindi e poi sta molto bene a Torino. È ovvio che credo che qualora stia discutendo effettivamente di questo rinnovo contrattuale e va da sé che ci metta dentro anche una clausola che faccia riferimento, sempre che poi gliel'abbia chiesta effettivamente Di Maria. Una clausola che faccia riferimento alla possibilità di non giocare le coppe europee, quindi eventualmente alla possibilità di liberarsi del giocatore. Adesso sono tutte supposizioni che sto facendo io, cioè sono tutte possibilità che la Juve inserisce può inserire appunto in un contratto per un futuro che è ancora sostanzialmente incerto dal punto di vista della partecipazione o meno alle prossime coppe europee. È chiaro che uno va a giocare nella Juve, sì, anche perché la Juve, ma proprio perché la Juve partecipa normalmente alla Champions o comunque in Europa ci gioca ed è massima ambizione di un calciatore giocare in Europa. Poi dopo la cosa varia da calciatore a calciatore, insomma. Non mi risulta per esempio che Danilo abbia inserito questa clausola nel rinnovo contrattuale che ha appena sottoscritto. Quindi, ripeto, siamo alle supposizioni, però è già importante che un giocatore come Di Maria stia trattando il rinnovo con la Juventus. Quanto ad altri, adesso non mi risultano particolari movimenti, anche perché questo qua è un periodo molto particolare. Insomma, io dico sempre che i momenti di crisi, diciamo così, di movimenti in cui ci sono i momenti in cui ci sono delle difficoltà vanno un po' ad equipararsi alla borsa, no? In borsa quando è che si entra in gioco? Quando un titolo è al ribasso e ci si va ad investire, perché poi quando il titolo si rialza, hai speso bene il tuo denaro. La stessa cosa si può fare, si può dire sostanzialmente, no? Se uno è un po' furbo e attaccato un pochino a questa maglia, che nel momento in cui c'è questo forte rischio, o comunque c'è questo rischio eventualmente di stare fuori dalle coppe europee, e magari qualcuno se ne vuole andare, tu puoi prendere il suo posto e diventare futuro pilastro della Juventus, perché tanto comunque la Juventus, che lo vogliano o non lo vogliano, credo che nel giro di, quando anche dovesse accadere la cosa peggiore, credo che nel giro di pochi anni tornerà ad essere la Juventus, perché è scritto nel suo DNA, è scritto nella sua storia,
E quindi si tratta solo di sospensioni, eventualmente, no? Solo di sospensioni dai successi, perché poi la Juventus tornerà ad avere i suoi successi, magari sperando di aggiungere a quelli in campo italiano anche quelli in campo internazionale, visto che lì c'è un po' di carenza, soprattutto c'è un po' di astinenza. Oggi scadevano i termini, perché poi non si può non parlare, no, di tutto quello che ruota attorno alla squadra, alla società, eccetera. Oggi scadevano i termini per la proroga di Tinè. Io pensavo scadessero addirittura verso il 19 di aprile, mentre scadevano oggi. In effetti lui aveva richiesto i 20 giorni in più l'8 di marzo, e il 28 di marzo, se l'aritmetica non è un'opinione. Ecco, e quindi adesso dovremmo aspettarci la chiusura delle indagini e la richiesta naturalmente di rinvio a giudizio per la Juventus. Sul piano sportivo, sto parlando di piano sportivo, sia chiaro, solo di quello in questo momento. Per quanto riguarda appunto il filone bilanci, manovre stipendi e rapporti con le altre società, praticamente tra qualche giorno verranno formulati i capi di imputazione per una roba della quale ancora non è iniziato il processo, e anzi il processo inizierà molto probabilmente o quasi certamente dopo l'estate, ma dopo, molto dopo l'estate. Quindi questa è la situazione in cui versa la Juventus in questo momento. Perché questo chiodo qua delle due giustizie diverse va battuto, ragazzi. Io posso sembrare anche monotono, posso sembrare ripetitivo, ma sto notando che con più si rompono le palle su una cosa e con più eventualmente si ha la possibilità di ottenere qualche risultato. Se le cose le perdi, le lasci lì, le tratti per un po' e poi non ne discuti più, si perdono e bisogna ricominciare da capo. Quindi io credo che, per quanto ovviamente il 90% di chi segue i miei video è di fede juventina e quindi lo possa comprendere bene questa mia istanza, credo che ogni volta che farò un video dovrò ricordare questa cosa qua, sperando che venga divulgata, sperando che la si faccia notare, perché, ripeto, più fai notare una cosa, più hai delle possibilità di ottenere dei risultati, delle soddisfazioni. Questa giustizia sportiva deve essere cambiata, deve offrire più garanzie a chi si difende. Non deve assomigliare ad un giudizio ormai precostituito nel quale alla difesa si lascia la pura formalità, perché tanto una decisione è già stata presa. Questo è molto pericoloso. È molto pericoloso, oltre che moralmente inaccettabile. Chiudo qua perché non ci sono altre novità per quest'oggi. Sì, allora vabbè, se ne potrebbe parlare, magari parliamo domani. Pirlo che si sta ricandidando a sedere sulla panchina della Juventus. Magari ne riparliamo domani perché è stato piuttosto esplicito. Guarda caso, perché non c'è più la vecchia dirigenza. Ne parliamo domani, magari. Dai, iscrivetevi al canale. Ciao.